Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dove mi truccherò con voi e nel frattempo risponderò alle vostre domande. Qualche tempo fa una persona mi aveva chiesto di fare un video dove rispondo alle domande, quindi vi avevo chiesto di farmi delle domande e inoltre mi era stato chiesto anche da varie persone di fare un mi preparo con voi. Quindi ho deciso di unire questi due video e nel mentre che mi trucco per uscire risponderò anche alle domande che mi avete fatto. Inizio con mettere il correttore. Utilizzerò alcuni trucchi del progetto smaltimento make-up e vi metto il link di quel video tra le schede nell'info box e altri invece che non sono nel progetto e insomma colgo l'occasione di farveli vedere per la prima volta o di aggiornarvi. Allora andrò ad applicare due correttori, tutte e due del progetto smaltimento. Se li trovo, uno l'ho preso, l'altro eccolo qua. Allora, i correttori sono questo qua della linea Sebo Vegetal della Yves Rocher che utilizzerò sui rossori e quest'altro invece della Essence di una collezione vecchissima di Natale che mi piacciono tutte e due tantissimo. Allora, prendo anche la prima domanda, ovviamente non sono in ordine, le sto prendendo dal telefono sotto il mio video. Allora, Titiana mi scrive. Mi fa due domande. Cosa ti è piaciuto di più su YouTube e da quando hai il canale e cosa ti ha buttato giù o dispiaciuto? Allora, sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più da quando ho il canale è stata le amicizie che si sono create con altre persone. Ho conosciuto varie ragazze. Ho conosciuto varie ragazze e con alcune proprio si è creata una vera e propria amicizia. Sono andata a trovarle per qualche giorno a casa, ci si sente, ci si scrive spesso, si condividono gioie e dolori e quindi ecco, questa è la cosa che mi è piaciuta di più su YouTube ed è una cosa che non credevo potesse avvenire, vi dico la verità, e è la cosa appunto che mi piace di più. E l'altra domanda, cosa mi ha buttato giù o dispiaciuto? Allora, in realtà non c'è qualcosa che veramente mi abbia buttato giù o mi abbia fatto dispiacere qua su YouTube, ma semplicemente perché io prendo YouTube come un hobby, come una cosa che mi piace, che la faccio quando ho tempo, quando ho voglia, sarei contentissima se diventasse un lavoro, anche se so benissimo che questo non accadrà, ma in ogni caso lo prendo per quello che è, quindi una cosa che mi piace fare, e quindi in realtà di cose che mi hanno fatto, che mi hanno buttato giù, che mi hanno fatto rimanere male, non ce ne sono state. Altra domanda, Giulia, che tra l'altro è una di quelle amiche che ho conosciuto su YouTube, mi chiede, anche lei ha un canale, è Kina Yoshimoto, dice che appunto a lei piacerebbe vedere un Get Ready With Me e la sua domanda è come va la scuola serale? Allora, come va la scuola serale? Io sto facendo la terza serale, mi sono ributtata sugli studi, intanto applico il fondotinta, questo qua di Essence che mi piace moltissimo, mi sono ributtata sugli studi perché non trovo un lavoro che riesca a mantenermi in maniera decente e perché l'avevo promesso ai miei nonni prima che morissero, io avevo iniziato a fare la scuola e dopo neanche un anno sono morti, quindi è stata anche un po' una promessa, un po' una sfida personale, un po' perché appunto voglio farlo, voglio togliermi questo dente che tanto ormai sapevo dovevo togliere e niente, farla. Quindi adesso io sono in terza e la terza è un po' diversa perché io l'anno scorso ho fatto il monoennio, quindi prima e seconda insieme e le cose erano molto più facili e molto così all'acqua di rose. Il terzo anno non è così. Allora, la scuola dove vado io, che è il Vespucci, è una scuola che prepara molto bene le persone, quindi non si prende un diploma tanto per prenderlo, ma bisogna appunto studiare e anche tanto. È però molto dura perché se una persona ha degli impegni e lavora, ha una famiglia, eccetera, come è normale che sia a una certa età, è veramente molto difficile riuscire a terminare la scuola perché
Intanto l'entrata, qui c'è Olivia, intanto l'entrata è alle 5 del pomeriggio, quindi già con un lavoro è un orario un po' scomodo. Inoltre ti danno veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo da studiare e pretendono le stesse cose della mattina. Quindi in realtà è come andare a scuola la mattina, non so se ve lo ricordate, comunque identico. Ma a parte questo, come sta andando? Bene, direi bene, a parte inglese e spagnolo, che credo il primo quadrimestre finirà tra pochi giorni e credo di avere l'insufficienza. La recupererò. Poi, altra domanda. Elena Bracchi mi chiede che lavoro fai, quali prodotti consigli del DM che bisogna assolutamente avere. Allora, che lavoro fai? Fino a poco tempo fa lavoravo in una paninoteca, adesso non ci lavoro più perché sfruttavano le persone, le sottopagavano, le tenevano completamente al nero e insomma c'erano varie cose che non andavano bene, quindi niente. Adesso non sto, in questo momento non sto lavorando, sto cercando un lavoro e me ne dovrebbe partire uno ad aprile, però per il momento non dico niente. Quali prodotti consiglio al DM? Allora, sicuramente io consiglio tutti i prodotti. Gel doccia di Balea e Alverde perché mi piacciono tantissimo. I deodoranti di Balea sono fantastici. Vi consiglio che assolutamente da non perdere, ne ho finito veramente tantissime confezioni, il siero mi sembra l'avocado di Alverde per i capelli, che mi piace tantissimo. E vi consiglio le acque micellari di Balea, vi consiglio la crema al Q10 di Balea che è fantastica. Questi più o meno, ecco, sono prodotti che mi sono piaciuti particolarmente, questi sono prodotti che vi consiglio. Pomeriggi Creativi mi chiede i suoi tre libri del cuore o comunque quelli che consiglieresti. Allora, ho cercato di prenderne tre, cioè ne ho presi tre, però in realtà è stato molto difficile perché ne ho tanti del cuore. Nel frattempo applico la cipria questa qua di Catrice, che era un'edizione limitata che a me piace tantissimo. Allora, intanto un libro che mi è piaciuto tantissimo, anche se questa scrittrice in realtà non è che mi piaccia molto, però questo libro l'ho divorato ed è di Isabella Allende e si intitola Il quaderno di Maya, che è questo qua. Non vi sto a fare la recensione perché insomma, sennò questo video diventa lunghissimo, però questo è un libro che a me è piaciuto tantissimo. L'ho veramente letto alla velocità della luce e io a quel tempo lavoravo a Cecina, quindi andavo in treno, facevo la pendolare, avevo solamente 20 minuti per leggere, che era appunto la tratta del treno, quindi 20 e 20 al giorno e poi niente, non avevo tempo. E io mi ricordo che questo l'ho letto in 2 giorni perché l'ho divorato e mi è piaciuto un sacco, quindi quello ve lo consiglio, anche se, come vi dicevo, non è proprio la mia scrittrice preferita. Poi, una invece che a me piace molto come scrive è Cecilia Ahern, non so se si pronuncia così, comunque P.S. I Love You. Ora, la storia la sapete, io leggo un po' di tutto, gialli, romanzi, fantasy, horror, io leggo di tutto a seconda del periodo. P.S. I Love You, credo che tutti abbiate visto il film, il libro è bellissimo e mi ha fatto commuovere e ridere un sacco allo stesso tempo, mi è piaciuto tanto, mi piacciono molto i libri di lei, quindi io in generale vi consiglio i suoi libri, però questo è stato il primo che ho letto di lei e mi è rimasto un po' nel cuore. Poi, allora, intanto vado avanti con il make-up, se no faccio anche tardi, applico l'I Love Stage. Allora, mi si era spenta la telecamera, comunque vi dicevo, applico l'I Love Stage, questo qua di Essence, l'ho già applicato in realtà sulle palpebre, e il terzo libro di cui che mi è piaciuto è stato questo qua di Sarah Gruen, non so se si legge così, La casa delle scimmie. Anche questo io avevo letto la trama, non mi aveva colpito, però mi piaceva la copertina, avevo poco tempo e l'ho acquistato. In realtà mi è piaciuto un sacco, dalla trama non l'avrei veramente dato
una lira, in realtà è stato bellissimo, quindi ve lo consiglio. Vi consiglio anche i tre libri di Miss Peregrine, vi ho fatto un video recensione di quei tre libri, ve li lascio caso mai giù nell'info box. Mi è piaciuto anche il secondo libro di Christian F., Noi ragazzi dello zoo di Berlino, però il secondo mi è piaciuto molto di più, e quindi niente, questi sono i libri. Poi Gemma Paolini mi chiede qual è il genere che ami dei libri e dei film, studi, se sì cosa. Allora, studio, ve l'ho già detto, faccio serali, che cosa? Sistemi informatici aziendali, che è una specie di ragioneria, e i generi di film e di libri che mi piacciono non ce n'ho uno, va a momenti, riesco a passare da romanzi rosa a mattoni sulla politica e l'attualità, riesco a vedere dei film drammatici a film stupidi, di fantascienza, non guardo assolutamente film horror, assolutamente no, però leggo libri horror, allora applico intanto anche il blush di Wet n Wild, e quindi niente, questo è un po' la risposta. Cosa fai nella vita? Nella vita appunto studio, in questo momento studio, sto cercando un lavoro. Quindi, allora, queste erano le domande, credo di non averne saltate, in realtà mi sa di sì, perché c'era qualcun altro che mi diceva di YouTube, tipo che cosa ti piace, che cosa non ti piace di YouTube, una roba del genere. E niente, comunque un po' vi avevo risposto in parte prima, che io poi sono iscritta a dei canali, applico questo illuminante qua di Essence, sono iscritta a dei canali, quindi quando apro YouTube guardo sempre i canali, i video dei canali dove sono iscritta, quindi tutto il trash, le cose di cui parla la gente, io mi tocca ben poco, perché non sono abbastanza informata, ecco, a me la cosa sicuramente che non mi piace, è vedere roba del tipo mi abbuffo fino a scoppiare, compro cose bendata, ecco, queste cose qua io le odio e non le guardo. E non mi piace anche vedere quando le aziende inviano i prodotti a tappeto a tutte. Io non sono contraria a chi riceve prodotti, non sono contraria a chi guadagna su YouTube, non sono contrarissima a niente in realtà di queste cose, però mi annoia vedere su 100 persone a cui sono iscritta, ogni tot di mesi 65 persone pubblicano lo stesso identico video del tipo trucco completo di Essence, nuova collezione di Nabla, nuova palette di Nabla, ecco, io queste cose qua non le sopporto, perché sparisco poi dal giro di YouTube per qualche giorno per saltare appunto questi video, questi non li sopporto. Comunque, le domande sono finite, io continuo a truccarmi, spero che la telecamera regga. Allora, applico il mascara, questo qua di Douglas, ve l'avevo fatto vedere in un video haul, mi sta piacendo un sacco, perché spara le ciglia in una maniera assurda, l'unico problema è che le raggruma da fare schifo, quindi mi piace ma non mi piace, lo applico con questo coso per cercare di non sporcarmi, vi dico anche che io sono cieca praticamente, in questo video non ho gli occhiali, quindi sicuramente mi spiaccicherò il mascara ovunque, andrò a ritoccare dopo, però perlomeno guardate un video reale su di come mi trucco io di solito, quindi con questo aggeggio applico il mascara, che è comodo perché non vi fa sporcare più di tanto, vedete la palpebra, ed è utilissimo, anzi applico prima un occhio solo, così vado a aiutarmi con questo quando lo metto sulla lunghezza, quando lo metto sulla base invece faccio senza, in modo da piegarle bene. Sto cercando di non fare quelle facce bruttissime, ecco, mi sono sporcata, sistemiamo dopo. Comunque, come si può vedere, le ciglia sono molto belle, mi sono ancora sporcata, ragazze, io sono così, sono ciecata e non ho le lenti, quindi abbiate pietà di me, dopo vi prometto che sistemo tutto. Comunque, guardate come, che differenza di ciglia, mi piace veramente molto, il problema appunto è che le raggruma un sacco, e quindi dopo vado ad applicare un altro mascara,
che è questo qua di Ean, che ha uno scovolino molto duro e mi permette quindi di pettinarlo meglio. Quindi adesso spengo la telecamera, mi metto i due mascara e riattacco a registrare. Allora, rieccomi, nel frattempo ho starnutito, così ho anche gli occhi belli lucidi, comunque mi sono anche un po' pulita e questo è il risultato delle ciglia. L'ombretto non lo applico perché ho poco tempo e col fatto che sono mezza ciecata mi ci vuole un sacco di tempo e non ho assolutamente voglia, non ho neanche applicato la matita perché tanto, anche se è sabato sera, è un'uscita molto così tranquilla, quindi non sento la necessità di truccarmi di più. E vado ad applicare, siccome ho le labbra screpolate, mi si erano un pochino screpolate, ho iniziato a tirare le pellicine e ora ho una voragine. Quindi applico solamente il burro cacao, però visto che Giulia mi ha regalato per il mio compleanno questo qua di Deborah della linea 0%, che è un balsamo labbra colorato, è il numero 05, applico questo così perlomeno ho un po' di idratazione e anche un po' di colore, mai provato perché mi è arrivato tipo ieri o l'altro ieri, quindi lo provo con voi. È carino, sì, carino, mi piace. Così ho anche di labbra un po' più sane, però non è proprio un rossetto, me le va, spero, a nutrire. Grazie Giulia. Quindi, il trucco è finito, le domande spero di aver risposto a tutte, spero di non essermi scordata nessuna, adesso mi vado a mettere gli occhiali, mi vado a vestire e poi esco. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!